tutti, bentornati in questo nuovissimo video. Io oggi sono al centro commerciale Nave de Vero vicino Venezia e siccome all'interno c'è una bellissima Mondadori, una libreria Mondadori, vi porto con me, quindi andiamo! Thank you.
tornata ovviamente a casa e sono qui per farvi vedere quello che ho acquistato in libreria, anche se in realtà dal video si vede benissimo tutto quello che ho preso, ma ne parliamo bene e vi spiego anche il perché ho preso queste cosine. Con il fatto di essere andata al centro commerciale ho anche ritirato un pacco perché avevo un buono da 5 euro da spendere su il sito della Mondadori con la carta Payback e quindi ho approfittato per farmi arrivare il pacco direttamente da loro, visto che c'era questa possibilità, visto che sapevo che sarei dovuta andare da loro, l'ho ritirato, così vi faccio vedere anche che cosa ho preso con questo sconto. Il bottino è veramente veramente pesante. Eccolo qui. Questo è il borsone di libri. Adesso pesco a random, vi faccio vedere che cosa ho acquistato. Allora, primo libro che pesco è lui, ovvero Winx di Valentina Ferraro, il primo volume della Red Hook Manor Series. Sono davvero super super contenta che la Salani abbia acquistato i diritti di pubblicazione e quindi adesso l'intera serie verrà ripubblicata con una nuova veste grafica, una nuova impaginazione. Sono super super contenta di questo, anche se in realtà la copertina rigida delle prime edizioni, perché questa serie è stata autopubblicata da 10 scrittrici italiane, ognuna di loro ha scritto un volume e lo hanno autopubblicato. Avevano delle copertine sia rigide che inflessibile e mi pare che all'interno avessero anche dei disegni. Mi pare che però qui all'interno non ci siano. Quindi mi pare ci fosse della mappa, dei disegni, poi in caso vi lascio meglio la figura se le trovo. Comunque sono super contenta, mi piace molto questa edizione, la trovo fatta veramente molto bene, ha un costo di 16,90, è anche bello cicciotto, sono super contenta. Dovrebbe parlare di un orfanotrofio dove all'interno poi si svolgono tutte quante le varie vicende. Ogni libro è autoconclusivo, però da quanto ho capito c'è comunque un filo conduttore che è questo orfanotrofio dove vuoi o non vuoi tutti ci passano attraverso, quindi mi incuriosisce davvero moltissimo. Il primo libro dovrebbe parlare di June e quindi staremo a scoprire che cosa appunto parlerà, perché sono davvero molto curiosa. Poi, secondo libro che estraggo dal borsone è Twisted Love di Anna Wang, libro 1. Allora, prossimamente uscirà il mio reading journal, quindi il mio diario di lettura del mese corrente, dove vi anticipo che avrei tanto voluto leggere questo libro qui. È una uscita recentissima, lo volevo acquistare su ebook, sul Kindle, però costava verso gli 8 euro e solitamente non spendo mai troppo per gli ebook, anche perché questo costa 15 euro in cartaceo ed è un bel mattoncino, quindi ho voluto aspettare e acquistarlo appunto appena ne avessi avuto occasione. Quando l'ho visto l'ho voluto subitissimo acquistare. Ci sono delle opinioni molto divergenti per quanto riguarda questo libro, perché alcuni dicono che sia troppo volgare in alcune parti, che ci sono troppe scene di sesso esplicito, altri invece dicono che non disturba affatto, quindi non mi sono fatta ovviamente un'opinione ancora prima di leggerlo, sono molto curiosa. Aveva un cuore di ghiaccio, ma per lei avrebbe dato fuoco al mondo. Lui è un diavolo dal viso d'angelo, mentre lei è intrappolata negli incubi di un'infanzia che non riesce a ricordare. Mi incuriosiva molto e quindi l'ho visto, l'ho acquistato ed è la Oscar Wilde, quindi mi interessa. Poi
Ho acquistato tutti i libri belli cicciottosi, che è una cosa che io solitamente non faccio perché mi faccio prendere un po' spavento, mi faccio prendere un po' spavento dalla mole di lettura, però questo possiamo definirlo che è esattamente un book haul cicciottoso. Comunque, terzo libro che ho pescato è Strangely Mine di A.J. Foster, Stranamente mio, il secondo volume della saga sugli Harrison. Il video dove vi parlo delle letture che ho fatto ad aprile uscirà prossimamente, però vi anticipo che ho letto il primo volume, Dangerously Mine, che mi è piaciuto molto, anche se puntini, 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 non voglio andare avanti perché non voglio spoilerarvi il video wrap up, quindi c'è il secondo volume, mi incuriosisce molto la lettura, mi sembra un po' più corto rispetto al primo, che ha parlato tanto, cioè è stato veramente lungo, 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 però non importa, l'ho apprezzato veramente tantissimo. Non vi ho detto il costo di questo, ma 15 euro. No, forse ve l'ho già detto, sì, non mi ricordo benissimo, 16,90. I prezzi dei libri sono sempre molto, molto consistenti, infatti per questo borsone ho lasciato lì un rene e mezzo. Poi, quarta pescata. Lui. Allora, in realtà è stata veramente una scelta così attraverso te di Arianna Godoy ed è il seguito del libro Dalla mia finestra, di cui io ho visto prima il film e poi ho acquistato il libro che ancora devo leggerla. Non sapevo ci fossero dei seguiti, credevo fosse uno standalone, credevo appunto il film fosse tratto da un libro autoconclusivo ed unico. In realtà il finale è piuttosto aperto e qui dovrebbero andare avanti le storie del nostro Artemis e della nostra Claudia. Sono molto molto curiosa di vedere come i due proseguono la storia, cosa succede dopo. Non so se ci sarà anche un film, questo non lo so. Questo è della Sperling e l'ho pagato 17,90. È in copertina rigida. Mi ha incuriosito perché appunto il film mi era piaciuto molto e quindi volevo vedere come proseguiva la storia. Poi, l'ultima pescata che faccio dalla borsa è una duologia e se avete visto la parte prima, lo sapete. Allora, questa è una duologia di Lexi Ryan per la Mondadori che mi ha incuriosito moltissimo dalle copertine. È un fenomeno sul BookTok che ho visto veramente ovunque. Tantissime bookstagrammer e booktoker ne parlano, le recensiscono, ne parlano molto bene e quindi mi sono incuriosita. Il primo volume è Promesse vane a secondo me delle copertine molto belle. Io adoro i libri con le copertine così un po' cartoon, diciamo. Sono non troppo lunghissimi e mi ha incuriosito perché dovremmo entrare nuovamente nel mondo delle fae, quindi una sorta di La corte di rose e spine che prosegue. Non c'entrano nulla la trama, i personaggi e la scrittrice, però mi ha ricordato un po'. Il secondo volume invece è Destini incrociati, copertina ancora più bella. Sono molto curiosa di leggere questa duologia. Da quanto ho capito, nel primo volume c'è un triangolo e qui ci dovrebbe essere l'aggiunta di un quarto personaggio, un terzo maschile. Io non amo molto tutti questi intrighi d'amore con più personaggi maschili, però devo essere sincera che per come li hanno parlato sono super curiosa. Questi hanno dei costi quasi 20 euro a volume, è un costo veramente molto alto, però secondo me sono fatti molto 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 bene e quindi ho voluto approfittare. È da un po' che non leggo un fantasy, quindi potrebbe essere comunque la volta buona, cioè da un po', è da inizi febbraio, quindi un po'. Poi vi faccio vedere, prima di spacchettare il pacco che ho fatto l'ordine online, vi faccio vedere che cosa mia mamma mi ha regalato. Quando l'ho visto non potevo crederci perché io amo follemente i libri così. Vabbè, potete immaginare. It Ends With Us di Colleen Hoover, con questa nuovissima edizione limitata che ha le pagine
decorate e colorate. Io credo che sia un gioiellino, è meraviglioso, è bellissimo. Non lo volevo comprare perché ho già la mia copia e questo sarebbe stato un surplus. Mia mamma me l'ha voluto regalare, quindi l'ho ringraziata immensamente, è bellissimo, è veramente un piccolo piccolo gioiello e sono super super contenta. Non l'ho ancora letto, questo sono sincera, perché ho paura a leggerlo. So che ci lascerò il cuore e tutte le mie lacrime. Però lo so che lo devo fare, quindi prima o poi lo affronterò, però non potevo lasciarlo lì. 19,90 anche questo libricino, 20 euro sono tanti, è però bello. Credo che lo metterò così in libreria perché tutti devono ammirare questo gioiellino. Passiamo al pacco. In realtà è già aperto perché insieme alla commessa abbiamo controllato che all'interno ci fossero i due libri e che fossero comunque in condizioni perfette. Quindi so già come sono, li ho già visti, però voi no. E che cosa ho acquistato? Vabbè, ve lo faccio vedere, si intravede già. Secondo voi? Io avrei mai potuto non comprarlo? Love on the Brain, L'amore in testa di Hayley Hazelwood. Questo è il nuovo libro che è uscito pochi giorni fa. È il secondo cartaceo che viene pubblicato. La Sperling, i due intermedi, li ha pubblicati solo come ebook che ho già letto. Io adoro Hayley Hazelwood, la amo follemente, mi piace moltissimo. Come scrive, come ti fa entrare nella storia, come i personaggi interagiscono tra di loro e interagiscono con il lettore, quindi non ho potuto resistere, non avrei resistito in nessun caso. Mi piace perché su molti libri all'interno c'è il segnalibro, quindi ottima, ottima cosa. E in questo caso parliamo di B e di Levi. Sono molto, molto curiosa, lo amo già. Mi piace poi moltissimo la copertina, una cosa che odio profondamente è questo bollino qui. Per quale motivo bisogna rovinare la copertina di questo bellissimo libro aggiungendoci questo sticker che ovviamente non viene via? Perché? Per quale motivo? Perché? Cioè, non ha senso. Ok, lo sappiamo che è dall'autrice di The Love Hypothesis. Lo scrivevi senza mettermi questo obbrobrio. Così non va bene, Sperling. L'ultimo libro che ho acquistato era un libro che era super super scontato, l'ho pagato mi pare 5-6 euro e sto parlando L'ombra di Ares, che è il quinto della Covenant Series della mia amata zia Jenny. Voi lo sapete che io ho iniziato l'anno leggendo queste serie, ho letto i primi due, poi mi sono interrotta, ma la voglio concludere. Mi mancava l'ultimo volume. Quando l'ho visto così super scontato nel sito, in più avevo un buono da spendere, l'ho voluto subito prendere, anche perché sono sempre stata molto curiosa di scoprire come finisce, e quindi non potevo aspettare, e quindi eccolo qua. Questo è stato il mio super bottino per questo giro in libreria. Ovviamente fatemi sapere con un like, un commentino qua sotto se questo genere di video vi piace, ovvero di portarvi con me nel vedere le nuove novità all'interno delle librerie e poi farvi vedere ciò che acquisto. Scrivetemi qua sotto se voi avete fatto qualche acquistino, che cosa avete comprato di recente in libreria. Sfollicciate, commentate, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto, attivate il campanellino e noi ci vediamo presto con nuovi video. Ciao!